il Movimento 5 Stelle si difende da solo e se hanno cambiato idea o se hanno diciamo, mutato posizione rispetto alle vicende, europee, non entro nel merito, rispetto il travaglio che in questo momento vive una forza politica importante come il Movimento 5 Stelle. Dico una cosa molto semplice, che qui intanto sarebbe bene spiegare agli italiani che ci ascoltano di cosa parliamo. Il meccanismo europeo di stabilità è una struttura pubblica. No, però l'abbiamo siccome questo dibattito non da voi, ma il dibattito è inquinato da molte balle, diciamo, che conosce, siamo precisi, puntuali. Saltiamo questa parte, tanto grazie. Chi ci ascolta sicuramente vi segue e ha approfondito il tema, e sul tema dico questo: certamente c'è un grande cambiamento dal governo Conte 1 a guida Salvini Di Maio al governo Conte 2. La differenza principale è questa: prima c'era un governo che ci ha isolato in Europa e invece messo nei guai, oggi c'è un governo che scommette sull'Europa e ci ha riportato in Un'Europa che conta. Questi provvedimenti questa riforma del MES, gli smemorati sono Salvini e i suoi amici, perché questa riforma del MES è stata elaborata quando Cusmeroli ha finito, mi dà la parola. Riforma del MES è stata approvata, lavorata, elaborata con Salvini vicepresidente del Consiglio. Il problema è che Salvini, col suo sovranismo a chiacchiere, col suo prima agli italiani e intanto l'Italia arrivava ultima, ha isolato l'Italia. Capisco che è nervoso Cusmeroli e che la verità dà fastidio, però forse è il caso di raccontare la verità. Vi prego, bisogna che siamo un pochino più concisi anche la verità è che l'Italia con Salvini in Europa non contava un tubo un tubo, non perché la Merkel o Macron sono cattivi, lo sappiamo che sono avversari politici di Salvini, ma perché i primi a prendere Salvini a pesci in faccia in Europa sono i suoi compari sovranisti, perché chi lo prende a pesci in faccia? Fermi. Angela Mauro, per favore, Angela, non mi costringete a chiudere il microfono, è una cosa antipatica.